quando è iniziata questa passione e se c'è stato magari appunto un tasto, un off, no? La passione nasce da quando ero piccolina, quindi Ok. fin da piccola, ed è diciamo partita da una collezione di vinili di mio papà. Erano vinili disco principalmente anni 80. E io mi ricordo che comunque ascoltavo proprio rapita quei dischi e mi piaceva proprio il movimento del vinile sul giradischi. E avevamo uno stereo a casa, un impianto stereo diciamo molto grande con il quale a volte giocavo. Difatti ho tipo rotto non so quanti tasti. Perfetto. Però ecco, parte da lì. Poi insomma, diciamo più grande, mi sono avvicinata moltissimo alla musica rock e punk e soprattutto il punk. E praticamente a 14 anni ho chiesto appunto ai miei genitori di prendere una chitarra perché volevo iniziare a suonare rapita appunto sempre Ok. Bello. da questo genere di musica. E quindi ho iniziato così. Però insomma è stato tutto molto mosso forse anche dall'adolescenza, quindi Certo. insomma da queste canzoni punk, ma anche di gruppi diciamo vecchi, tipo Certo. i Tramps per esempio, avevano un sacco e quella era musica rockabilly. E invece l'idea di andare a mettere la tua musica? Ok. Quella è molto molto recente, diciamo Qual che è stato il passaggio, ecco, tra ascoltatrice, amante del genere a ok, lo voglio fare io? beh, allora, dipende un po' nel senso che comunque la spinta me l'hanno data i viaggi che ho fatto, il fatto di aver vissuto comunque tanti, tanti anni a Milano e quindi avendo vissuto anche un po' la scena notturna, quella musicale Certo. milanese e conoscendo un po' di gente del mondo della musica, ho sempre voluto comunque farlo, però è iniziata principalmente un anno fa, più o meno un anno e mezzo fa. E quando ho incontrato, diciamo, il mio compagno, il mio attuale compagno, lui già era DJ e quando insomma ha visto comunque, ha percepito comunque la mia passione, anche la Ha cura nella selezione, spinto. mi ha spinta a cominciare a giocare Ok. un po'. Bello. Sì. Quindi comunque anche già condividere la stessa passione, anche una persona che ti avvicina, sicuramente è ancora un plus, no? Perché Sì. comunque vi capite anche sotto quell'aspetto. E Esatto. insieme a questo ti inoltre, oltre appunto all'aspetto tuo personale, ci sono anche a livello di amicizie o comunque nel mondo in cui vivi già persone all'interno di questo mondo clubbing o così, oppure via via stai entrando anche a livello relazionale? Oh, allora, qui a Firenze sicuramente sì, sto entrando ora perché comunque ci vivo da pochi anni e quindi insomma diciamo, sto conoscendo tantissima gente della cosa che amo, tra l'altro l'aspetto che amo di questo mondo è proprio la facilità con cui conosci gente interessante con la quale puoi scambiare opinioni, condividere dei momenti. Certo. Però in generale, diciamo già proprio dal periodo in cui vivo a Milano, comunque ho sempre frequentato l'ambiente, quindi Ok. comunque ho anche conoscenze, diciamo, al di fuori del territorio toscano. Ok. E invece a livello poi musicale, come vivi la tua fase di selezione, no? Perché poi comunque quando vai a scegliere ciò che ti piace, ecco, da cosa sei influenzata? Allora, sono influenzata un po' diciamo anche dalle emozioni che vivo personalmente. In base all'umore tendo magari a creare una selezione più techno, anziché, non so, acid o progressive, oppure magari, non so, un genere che mi sta piacendo molto, da suonare ovviamente in digitale e l'indie dance. Fai parte di qualche progetto? Ambisci a entrare in qualche gruppo oppure ecco, mi puoi parlare un po' di quello che stai facendo attualmente? Sì, allora, proprio quest'anno con l'inizio della nuova stagione sono entrata a far parte della famiglia Tropical Animals e quindi insomma questo collettivo che ormai è un'istituzione a Firenze e devo dire che mi ci sono avvicinata principalmente perché sono gli unici, credo, a Firenze o comunque si contano veramente sulle dita di una mano a fare ancora clubbing. Ok. Quindi, diciamo, siccome è un concetto che mi sta molto a cuore, sia per i valori che si porta dietro, sia proprio perché mi piace come contesto, ho voluto, diciamo, collaborare con Ok. loro principalmente Per per quel questo motivo, motivo. Sì, ok, sì. bello, interessante. E lì è spazio libero, ecco, diciamo, o fai proprio quello che ti piace a te e il tuo Sì, flusso, ecco. infatti ecco una cosa bellissima è che appunto loro e nella persona appunto di Riccardo Baez, che è il fondatore,
ti lasciano veramente esprimere quello che sei, cioè ti permettono veramente di dare voce al mondo che porti dentro, certo, e che vuoi condividere con gli altri. E come ti vivi le prime esperienze, i primi eventi che hai fatto, insomma, da protagonista, ecco? Ansia, allora... preoccupazione, eccitazione, insomma, ecco. Dunque, io di mio sono una persona comunque che tende a prepararsi tantissimo, quindi diciamo che avendo avuto un'educazione militare quasi dai miei genitori, sono una persona che preferisce arrivare preparata. Ho in genere un po' di ansia che tendenzialmente riesco a gestire, poi ovvio magari ci sono quelle volte che hai insomma un turbine, certo, un vortice di emozioni dentro, non lo riesci a placare, però per il resto sì. Ok, quindi ti piace comunque lo scambio col pubblico? Tantissimo. Cioè, ho visto anche che sei una persona che ti piace muoverti, sì, quindi come se la vivano anche, sono te quelli che ti vedono anche visivamente? Cioè, io quello che faccio ovviamente è divertire gli altri e cercare di coinvolgere, di portare proprio con me le persone nel mio viaggio. Certo. E, quindi tendenzialmente preferisco sempre avere le persone vicine. Okay. Non mi piacciono ad esempio le console che stanno lontano dalla dance floor. Cioè, ti piace sentire la, sì, partecipazione? Sì, sì, okay. Ho bisogno proprio di sentire, anche perché ho bisogno di capire che cosa sto trasmettendo agli altri, certo, e se non riesco neanche a vederli è un non po' difficile. Non ti dai un feedback, ecco, sì, magari te lo dai tecnicamente, sì, ma non a livello emozionale. Sì, sì, sì. Faccio l'ultima domanda, un'altra passione oltre a questo? Un'altra passione, ne ho tante, però forse quella più grande è la passione per il vino, che ormai diciamo è parte integrante della mia vita, e sono anche sommelier ed è una cosa che faccio veramente col cuore, perché insomma è una passione viscerale. Ti ringrazio, io spero che ti sia divertita, grazie, che sia stata bene. Grazie e a voi. Quando vuoi passare, insomma, grazie, grazie mille. Grazie.